Lorenzo Bernardi sulla panchina della Sir Safety Perugia in Superlega maschile. A Monza è arrivato un successo nettissimo per 3-0 per la formazione della Patron Gino Sirci. La scorsa settimana il ribaltone in panchina, l'addio, l'esonero anche doloroso a Boban Kovac e la scelta di Lorenzo Bernardi che si è presentato e in poche ore subito ha guidato la squadra proprio a Monza nella prima trasferta della nuova gestione contro una squadra che arrivava da un successo importante. Lo scalpo era decisamente di quelli che contano, perché Monza aveva appena battuto Modena, campione d'Italia in trasferta per lo più, e quindi per Perugia e per il tecnico Bernardi subito un esame, uno scoglio da superare. Perugia che ha iniziato con il nuovo assetto, con Zaitsev in posto 4 e Atanasievic a pieno regime come opposto. Perugia che è riuscita a fare quanto non è riuscita a fare nella maggior parte delle gare di questa prima parte di stagione, ovvero a giocare con continuità e a giocare bene nei momenti importanti, a portare con lucidità a casa i punti più pesanti, a mettere giù quindi i palloni che contano. Il tutto è successo sia nel primo che nel secondo set, iniziati in equilibrio, poi nella finale di primo e di secondo set sono arrivate le giocate decisive di un po' tutto il pacchetto d'attacco della formazione di Bernardi, perché alla fine ha funzionato Zaitsev in posto 4, ha funzionato Atanasievic che ancora deve trovare la condizione migliore, hanno funzionato anche il gioco al centro, in modo particolare quello di Podrashanin, e poi anche la panchina. Bene in battuta Perugia con 8 ace, bene in ricezione, ma soprattutto bene in attacco con il 55% dei palloni messi a terra. E quindi dopo un primo set appunto giocato in equilibrio almeno fino alla passe decisiva, Perugia l'ha portata a casa per 25-21, nel secondo è successo un po' lo stesso, e poi sono arrivate in questo caso veramente il punto decisivo, anche se con un po' di sofferenza e giocate non proprio pulitissime. Alla fine il muro di Atanasievic nel momento più importante del secondo set ha permesso a Perugia di creare il solco decisivo e di portare a casa anche il secondo parziale 25-20. Poi nel terzo è stato tutto facile, Perugia si è scrollata di dosso anche un po' le paure di questo avvio di stagione e ha chiuso facilmente 25-14, mettendo giù tanti palloni in attacco, praticamente soffrendo pochissimo. Alla fine è arrivato anche il punto decisivo dalla panchina di Chernokoziev per il 25-14 e il 3-0 finale. Quindi ha funzionato l'assetto con Atanasievic opposto, Zaitsev e Russell in banda, ed ora per la formazione di Bernardi c'è subito la trasferta, un'altra trasferta in campo europeo nel turno di Champions League, l'ultimo turno preliminare prima della fase a gironi in Champions League. C'è la trasferta in Svizzera in casa del Volley Amrsvisvil, gara d'andata, e poi si torna a giocare al Palais Evangelisti tre giorni dopo per il match di ritorno, e quindi è la fase già più importante di questo avvio di stagione, con Bernardi che ha iniziato bene sulla panchina perugina, ed ora chiaramente superare lo scoglio, il primo turno di Champions League, ed accedere alla fase a gironi metterebbe ulteriore entusiasmo chiaramente e certezze nel gruppo, e soprattutto sarebbe anche un passo importante sia per quel che riguarda il prestigio, ma anche e soprattutto poi per quel che riguarda l'aspetto economico, che non è da sottovalutare in questi casi, perché la Champions League, la massima competizione a livello europeo, porta chiaramente visibilità e anche denaro nelle casse societarie. Questo è il punto decisivo sul match point di Chernokoziev per il 3-0 finale. Vediamo quanto è successo, perché Modena è caduto ancora e a tenere, diciamo, il ritmo indiavolato in questa fase del campionato è solamente Trento, che batte Civitanova nello scontro diretto fra big 3-1,
e quindi vola in vetta alla classifica, tra l'altro con una partita in meno, la vedremo fra un attimo. Poi la vittoria, tanto equilibrio in questo campionato di Superlega, la vittoria di Vibo Valencia Verona 3-2, vittoria di Molfetta contro Modena 3-1, e questo è il risultato più sorprendente di giornata. E poi Padova che vince al tie-break a Latina, Perugia l'abbiamo detto 3-0 a Modena, e poi Piacenza batte Ravenna 3-0 e con lo stesso punteggio Sora batte Milano. La classifica, Trento al comando, scavalca tutti a quota 26 con una gara da recuperare, poi Civitanova 25, Modena 23, Perugia che raggiunge Verona al 19 punti e quindi ritrova il quarto posto in classifica, via via tutte le altre con Piacenza e Monza 15 e poi appunto Padova 13, Vibo Valencia e Molfetta 11, Ravenna e Milano 8 e Latina e Sora 7, abbiamo detto Perugia impegnata. Ora mercoledì in trasferta europea in casa dell'Amrisville, formazione svizzera. Andiamo ad ascoltare un flash dal dopogara del match di Monza con Ivan Zajc. Madonna, stavolta ha fatto la differenza la convinzione nei propri mezzi, penso, perché ci sono state un po' meno pizze mentali, come si può dire, e abbiamo giocato molto più tranquilli, cercando di rispettare qualche regoletta che ci ha dato Lorenzo per aiutare anche lui ad inserirsi in questo gruppo, visto che c'è stato questo avvicendamento da pochi giorni, e quindi credo che partire con il piede giusto oggi è una cosa molto importante, quindi sono molto contento.